Oggi vi preparo un piatto che sa di Campania, di Napoli, è il ragù napoletano. Faccio una premessa, quando parliamo di questo piatto, ma in generale di ricette tradizionali, se ci spostiamo di scala in scala, pianerottolo o via, ognuno ha la sua versione. Io vi faccio vedere una delle mie, in cui vado ad utilizzare come carne soltanto le costine che ho già fatto disossare, poi c'è che ci mette dentro anche il muscolo, va benissimo, c'è che ci mette dentro anche le bracciole, va benissimo, però insomma questo è un po' il procedimento e l'idea. Partiamo dalla base, come grasso vado a mettere lo strutto, aspetto che si sciolga, nel frattempo io le costine le ho fatte disossare, però le ossa le vado ad aggiungere lo stesso, poi andrò a togliere. La parte delle costine la vado a tagliare in modo da aiutare anche la cottura, anche insomma per le dimensioni. Iniziamo a inserire la carne. Facciamo rosolare bene la carne, dopodiché una volta che sarà ben rosolata andiamo a sfumarla con del vino rosso. Prima di sfumare col vino inizio ad aggiungere le ossa, queste rilasceranno ancora più sapore ovviamente al ragù. Sfumo col vino. Attendo che la parte alcolica evapori, nel frattempo mi preparo un paio di spicchi d'aglio, privo dell'anima. Li metto dentro interi, tanto con la lunga cottura si andranno a sfaldare totalmente. Aggiungo un paio di foglie di alloro, inizio a salare leggermente. Ok, una volta che la parte alcolica è evaporata, vado ad aggiungere il pomodoro. Possiamo aggiungere passata, passata o pelati. Allora, io lo cuocio per 6 ore, facendo sempre sobbollire, poi lo spengo. E di solito lo faccio ovviamente il giorno prima per il giorno dopo, e il giorno dopo proseguo ancora la cottura per un paio d'ore. Ovviamente poi andrò a togliere tutta le ossa e la carne automaticamente si sfalderà con la lunga cottura. Quindi attendiamo il tempo necessario e proseguiamo con la ricetta. Sono trascorse circa 10 ore tra tutto, abbiamo questa concentrazione di pomodoro, di carne, ovviamente le ossa le ho tolte, la carne cuocendola tanto si sfalda da sola. A questo punto non rimane che cuocere la pasta. Normalmente si fanno le candele o queste già spezzate o quelle da spezzare, quindi acqua in ebollizione, inserisco la pasta. Questa non è una pasta che va risottata, facciamo la cottura totalmente in padella, lasciamo indietro giusto un minuto e poi andremo a condire col sugo e a mantecare col pecorino, dopodiché possiamo anche impiattare. La pasta è cotta, mi raccomando, bella al dente, il ragù deve essere secondo me abbondante, quindi la pasta è pronta, adesso vado ad aggiungere del pecorino, per chi vuole anche del parmigiano, io preferisco il pecorino, e andiamo ad impiattare ed ecco qui. Questo, insieme alla genovese, sono tra i miei due primi piatti preferiti, quindi riunitevi tra amici, un piatto molto conviviale. Provateci, alla prossima e buon appetito!